Proseguendo la catechesi sul dialogo, nell'udienza generale di oggi il Papa ha approfondito il significato del quinto comandamento. Non uccidere, un appello all'amore e alla misericordia, una chiamata a vivere secondo Gesù. Insultare e disprezzare, ammonisce Francesco, e uccidere. E anche l'indifferenza uccide la dignità dell'altro. Ogni volta che non amiamo, disprezziamo la vita. Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Le parole pronunciate da Papa Wojtyła all'inizio del suo pontificato sono sempre attuali. All'indomani del 40° anniversario dell'elezione al soglio di Pietro di San Giovanni Paolo II, Papa Francesco lo ha ricordato salutando i pellegrini polacchi. La Chiesa può essere presente nel mondo digitale in maniera ufficiale, da protagonista, con libertà, prudenza e responsabilità. È uno dei temi su cui si sono confrontati i padri sinodali, secondo quanto riferito da Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, durante il briefing di oggi in sala stampa vaticana. Per padre Mauro Giorgio Giuseppe Lepori, abate generale dell'Ordine Cistercense, non saremo postini di un documento, ha detto riferendosi a quello finale, ma piuttosto testimoni. Stranieri più poveri degli italiani, uomini più poveri delle donne per la prima volta dopo 20 anni. Sono alcune delle conclusioni emerse dal rapporto della Caritas Italiana 2018 su povertà e politiche di contrasto, presentato oggi a Roma. Tra le quasi 200.000 persone incontrate nei centri d'ascolto, l'età media è di 44 anni. Anche l'insulto e il disprezzo possono uccidere, e non amare è il primo passo. Nell'udienza generale di oggi il pontefice si è soffermato sul senso più profondo del quinto comandamento. Gesù estende il campo al punto da affermare che davanti al tribunale di Dio anche l'ira contro un fratello è una forma di omicidio. Nessuno può disprezzare la vita altrui o la propria. L'uomo infatti porta in sé l'immagine di Dio ed è oggetto del suo amore infinito, qualunque sia la sua condizione. Gesù ci dice: fermati, perché l'insulto fa male, uccide. Il disprezzo è uccidere la dignità di una persona. Bello sarebbe che questo insegnamento di Gesù entrasse nella mente, nel cuore di ognuno di noi, dire: ma non insulterò mai nessuno. Sarebbe un bel proposito, perché Gesù ci dice: guarda, se tu disprezzi, se tu insulti, se tu odi, questo è omicidio. Nessun codice umano equipara atti così differenti, assegnando loro lo stesso grado di giudizio, spiega il Papa. Gesù invita persino a interrompere l'offerta del sacrificio nel Tempio per andare a riconciliarsi, se ci si ricorda che un fratello è offeso nei nostri confronti. Anche noi, quando andiamo alla messa, dovremmo avere questo atteggiamento di riconciliazione, anche se abbiamo pensato male, insultato. Invece, molte volte nell'attesa si chiacchiera e si parla male degli altri. Insulto, disprezzo, odio sono gravi. Gesù li mette sullo stesso piano dell'uccisione, perché l'uomo possiede un io recondito, non meno importante del suo essere fisico. Infatti, per offendere l'innocenza di un bambino basta una frase inopportuna. Per ferire una donna può bastare un gesto di freddezza. Per spezzare il cuore di un giovane è sufficiente negargli la fiducia. Per annientare un uomo basta ignorarlo. L'indifferenza uccide. È come dire all'altra persona: tu sei un morto per me, perché tu l'hai ucciso nel tuo cuore. Non amare è il primo passo per uccidere, e non uccidere è il primo passo per amare. Il Papa ricorda la frase terribile uscita dalla bocca del primo omicida, Caino: sono forse io il custode di mio fratello? Così parlano gli assassini, non mi riguarda, osserva Francesco. Siamo custodi gli uni degli altri, la vita umana ha bisogno di amore. L'amore autentico, di cui non possiamo fare a meno, è quello che perdona, che accoglie chi ci ha fatto del male. Nessuno di noi può sopravvivere senza misericordia. Tutti abbiamo bisogno del perdono, tutti. Quindi, se uccidere significa distruggere, sopprimere, eliminare qualcuno,
Allora, non uccidere vorrà dire curare, valorizzare, includere e anche perdonare. A un uomo è richiesto più che non fare del male, c'è del bene da fare preparato per ognuno di noi, ciascuno il suo, che ci rende noi stessi fino in fondo. Non uccidere allora è una chiamata a vivere secondo il Signore Gesù, che incarnandosi ha santificato la nostra esistenza, che col suo sangue l'ha resa inestimabile. Lui, l'autore della vita, grazie al quale ognuno è un regalo del Padre. In Lui possiamo accogliere la parola non uccidere come l'appello più importante ed essenziale, la chiamata all'amore. Nel saluto ai pellegrini polacchi, Francesco ha ricordato che ieri si sono compiuti 40 anni dell'elezione alla sede di Pietro di Karol Wojtyła, San Giovanni Paolo II. Sono sempre attuali le parole che pronunciò il giorno dell'inaugurazione del suo pontificato. Non abbiate paura, aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo. Che esse continuino a ispirare la vostra vita personale, familiare e sociale, siano di incoraggiamento a seguire fedelmente il Cristo, a scorgere la sua presenza nel mondo e nell'altro uomo, specialmente in quello povero e bisognoso di aiuto. L'uomo, infatti, come insegnava il Papa, proveniente dalla stirpe dei polacchi, è la via della Chiesa. Salutando gli italiani, il Papa ha ricordato la memoria liturgica di Sant'Ignazio di Antiochia, vescovo e martire a Roma. Impariamo da questo santo vescovo dell'antica Siria a testimoniare con coraggio la nostra fede. Per sua intercessione, il Signore dia a ciascuno di noi la forza della perseveranza, nonostante le avversità e le persecuzioni. Papa Francesco ha incontrato in forma privata ieri pomeriggio a Santa Marta il grande imam di Al-Azhar, Ahmad Muhammad Al-Tayeb. Risale a maggio 2016 il loro primo incontro. In quell'occasione è stato ribadito l'impegno comune per la pace nel mondo, il rifiuto della violenza e del terrorismo. Al centro dei colloqui anche la situazione dei cristiani nel contesto dei conflitti e delle tensioni nel Medio Oriente e la loro protezione. Il grande imam di Al-Tayeb è in Italia in questi giorni per partecipare alla manifestazione Ponti di Pace a Bologna, cui Papa Francesco ha inviato un messaggio la scorsa domenica. La Chiesa può essere presente nel mondo digitale in maniera ufficiale da protagonista con libertà, prudenza e responsabilità. È uno dei temi su cui si sono confrontati i padri sinodali, secondo quanto riferito da Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede, durante il briefing di oggi in sala stampa vaticana. Quello della pastorale digitale, ha riferito il prefetto, è un argomento emerso con forza. Un luogo che possiamo chiamare virtuale, ma che in qualche modo è anche reale, dove i giovani sono avvenute anche delle conversioni, ma dove anche c'è una lettura a volte fanatica della parola di Dio. E quindi, diciamo, il tema è come la Chiesa possa stare nel mondo digitale in maniera ufficiale, in maniera continua, e offrire quindi anche lì un accompagnamento, essere missionaria del mondo digitale, quindi aprire un cammino allo stile cristiano, alla presenza nel mondo digitale in maniera da protagonista, con libertà, prudenza e responsabilità. Nei confronti del mondo digitale la Chiesa ha un atteggiamento molto positivo, ha testimoniato Monsignor David Tenser, vescovo di Reykjavik in Islanda. Nonostante l'età media dei partecipanti ammonti a più di 70 anni, ha aggiunto, il vescovo ha raccontato di aver fatto lezione via Skype perché la parrocchia era a 700 km di distanza, poi un esempio tratto dalla sua esperienza diretta tra i giovani. Come attrarre i giovani per leggere la Bibbia? Fino a quando abbiamo parlato sul libro erano pochissimi, pochissimi. Ma quando ho detto, ragazzi, la prossima settimana tutti dovete fare download nel vostro Android, e allora tutti lavorano con la Bibbia, lo leggono
Secondo Fra Luì, priore della comunità ecumenica di Taizé, è un peccato che si sia parlato poco di ecumenismo durante il sinodo. Poi padre Mauro Giorgio Giuseppe Lepori, abate generale dell'ordine cistercense, ha ribadito che assicuriamo alla Chiesa e ai vescovi un'esperienza di mondo che non si riduce a una diocesi o a una nazione. Non è un'assemblea plenaria, parlamentaria, è una preghiera lunga, però non mi stanco, perché è un momento pieno della parola di Dio, comunicato in diverse lingue, in diversi modi, in diverse, diverse esperienze. So, per me sono ottimista. La mia proposta è la conversione pastorale e missionaria, e anche la conversione comunitaria della Chiesa. Ascoltando i giovani, io, come uno dei vecchi, anziani preti, padri sinodali, mi sento la chiamata di tornare alla semplicità della fede e della vita dei cristiani. A relazione, rapporti, no? E la vita comune. Nel corso del 2017 sono state circa 200.000 le persone incontrate dai centri d'ascolto della Caritas. Il dato emerge dal rapporto 2018 su povertà e politiche di contrasto presentato oggi a Roma. Delle persone incontrate nel 2017 il 42,2% è di cittadinanza italiana, il 57,8% straniera. Il report segnala il sorpasso degli uomini sulle donne tra le persone che si rivolgono ai centri, dopo quasi 20 anni di prevalenza femminile. Oltre 13.000 stranieri sono rifugiati o richiedenti asilo, provenienti soprattutto da Sudan, Nigeria ed Eritrea. Tra le quasi 200.000 persone incontrate nei centri d'ascolto, l'età media è di 44 anni. I giovani tra i 18 e i 34 rappresentano la classe più numerosa e sono il 25%. Tra gli italiani prevalgono le persone tra i 45 e i 54 anni. Nell'analisi dei bisogni di chi si rivolge ai centri d'ascolto spiccano anche per il 2017 i casi di povertà economica, seguiti dai problemi di occupazione e dai problemi abitativi in aumento rispetto al 2016. Le richieste più frequenti restano comunque quelle relative a beni e servizi materiali in crescita rispetto al 2016 e così pure gli interventi e le risposte. Tra questi prevalgono le distribuzioni di pacchi viveri, di vestiario e l'erogazione di pasti alla mensa. Nel 2017 sono stati realizzati circa 2.600.000 interventi, dato in lieve diminuzione rispetto al 2016. Ci prendiamo questa tutta per arrivare. Siamo arrivati, che è voluto, ma siamo arrivati. Il nostro pellegrinaggio entra nel vivo, siamo arrivati ieri sera in tarda serata alla stazione di Lourdes. Le immagini che avete appena visto sono appunto le immagini che raccontano gli ultimi istanti del nostro viaggio e l'arrivo festoso alla stazione di Lourdes. Da oggi inizia il nostro pellegrinaggio, inizia un pellegrinaggio di gioia, di felicità e di condivisione, seguendo il tema che ci indica il santuario. Le parole di Maria, fate quello che lui vi dirà, le parole che Maria ha detto ai servi alle nozze di Cana. Qui scopriremo che cosa Gesù vuole dirci, che cosa ci indica per la nostra vita e per il nostro cammino di fede. Uno dei segni più importanti di Lourdes è la grotta, la roccia. Alle mie spalle vedete il santuario, la basilica, la grande basilica eretta dopo le apparizioni, al cui lato c'è appunto quella grotta dove Maria 160 anni fa è apparsa alla piccola Bernadette Soubirous. Questa mattina abbiamo vissuto uno dei momenti più forti di questo pellegrinaggio, il passaggio a quella grotta dove pellegrini, ammalati e volontari hanno appoggiato le loro mani a quella grotta, lasciando le loro preghiere, le loro intenzioni anche per i familiari e gli amici lasciati a casa. Continuate con noi a seguire questo aggiornamento di questo bellissimo pellegrinaggio per essere anche voi partecipi di questa esperienza forte di fede, questa esperienza forte di condivisione insieme all'Unità Alsi Romana Laziale. Nomis peccatoris.
Solo Dio può portare la pace. Noi possiamo contribuire con il nostro lavoro, ma soprattutto con la preghiera. Parte da questa certezza l'iniziativa di aiuto alla Chiesa che soffre, che il 18 ottobre, in memoria di San Luca, invita a far recitare il Rosario per l'Unità e la Pace a 1 milione di bambini. L'iniziativa è nata nel 2005 a Caracas, in Venezuela. Qui, mentre un gruppo di bambini pregava davanti a un'edicola, alcune donne hanno avvertito la presenza della Vergine. Una di loro si è ricordata, allora, della promessa di Padre Pio: se 1 milione di bambini pregheranno insieme il Rosario, il mondo cambierà. Con il lavoro svolto in 149 paesi, ACS vive quanto i cristiani e tutto il mondo soffrano per il terrore e la guerra. Per questo invita i genitori, gli insegnanti e quanti lavorano nelle scuole, negli ospedali, in orfanotrofi e ovunque vi siano gruppi di bambini ad esortare alla recita del Rosario. Per questo la Fondazione mette a disposizione una guida per il Rosario, una locandina e una lettera d'invito in 25 lingue. Ciao miei piccoli amici! Sicuramente vi siete resi conto che nel mondo ci sono tante guerre, scontri e anche fame e miseria. Sembra che molte volte gli adulti non riescano a trovare una soluzione a questi problemi. Ma Gesù ha dato un grande potere a noi bambini, quello di aiutarlo a vincere il male con la preghiera. Per questo il 18 ottobre noi bambini di tutto il mondo siamo invitati a pregare il Rosario per portare la pace. Quando noi bambini preghiamo uniti, teniamo la mano di Nostra Signora e assieme a lei chiediamo a Gesù di compiere dei veri miracoli. Segnate il 18 ottobre sul vostro calendario e pregate con i vostri genitori, amici, insegnanti, fratelli e nonni. Osservatore Romano con la data di giovedì 18 ottobre. L'udienza generale sul decalogo, anche disprezzo e indifferenza uccidono. Pence chiede al Guatemala di fermare il flusso, migliaia di honduregni verso gli Stati Uniti. Attesa per il vertice di Bruxelles sulla Brexit, il nodo irlandese blocca il negoziato. Un incubo quotidiano per oltre 18 milioni di persone, yemeniti, alla fame. Brutalità terribili sui bambini in Sud Sudan.